Un saluto ai nostri telespettatori, bentornati. La magia del tango argentino continua, ve la stiamo raccontando in questi mesi, in queste settimane. E oggi abbiamo come ospite una ballerina e maestra di tango argentino, Mariana Villa Mariana. Sì, ciao, buongiorno Mimo. Buongiorno a te, bentrovata. Naturalmente voglio anche dire a Mariana e a tutti i nostri telespettatori che poco prima di fare questa intervista, Mariana e il suo compagno hanno fatto un bellissimo tango. Ve lo proporremo poi quando manderemo in onda l'intervista integrale e anche l'esibizione che hanno fatto per noi Mariana e il suo splendido compagno. Allora, innanzitutto, come stai, Mariana? Sì, sto bene, grazie. Adesso sto un po' faticata, stavo ballando e non mi aspettavo, però sto benissimo. Grazie per l'invito di stare qua. E bene. Sono io che ringrazio te per aver accettato il mio invito di essere nostra ospite con noi. Mariana, prima domanda importante, cosa è per te il tango? Il tango per me è certamente una sfida che sono proprio appassionata, innamorata di cercare di avvicinare, di stare sempre insieme, sia per parlare il mio proprio tango, quanto per insegnare, per fare capire agli altri quello che ho scoperto già. E voglio fare capire a tutti, ai miei allievi, che Senti, questa Mariana, è una sfida. questa passione com'è nata per te? Per me, anche una sorpresa, perché già ballavo da tanto tempo altri balli, e io sono brasiliana, e in Brasile avevo. Quando stavo come si dice? Al liceo, un amico mio mi ha invitato a fare un'esibizione di tango. Non conoscevo il tango, proprio non conoscevo praticamente niente, però già ballavo classico, tip tap e altri balli brasiliani che mi piacevano, però mai conosciuto il tango. E dopo di questo invito, mi sono buttata senza nemmeno sapere niente, niente, proprio niente. E quando ho conosciuto, ho visto che era veramente incredibile, che era meraviglioso e volevo imparare bene quelli. Dopo quell'invito, quell'esibizione bruttissima, mi è venuta la voglia di imparare veramente. E da quel momento ho cercato di dare il mio meglio per capire quello che sarebbe il tango per me. Senti Marianna, come è per te e per il tuo compagno questo anno senza tango? Per me è stato difficile, veramente difficile, perché a marzo dell'anno scorso avevamo tanti impegni, avevamo tanti lavoro, avevamo tanti progetti, voglia di fare, tante cose succedendo, tante belle cose, no? E all'improvviso è tutto cancellato, finito, sparito. E è stato triste per noi, veramente triste, per me sì. Però allo stesso tempo, con un po' di respiro, abbiamo capito che dovevamo cambiare, no? Cambiare il modo di pensare il tango, il nostro lavoro per adattare in questo periodo. Ci siamo trovati benissimo con le lezioni online e stiamo godendo di questo, che è quello che possiamo fare e faremo sempre il nostro meglio anche facendo questo. E ci piace un sacco, è stata una sorpresa perché non avevamo pensato sarebbe allenamenti insieme con i nostri allievi, ognuno della tua casa, della casa tua, no? È bello, però
È questo. Ah, abbiamo fatto anche un pensiero di come possiamo fare, come possiamo fare videoclip, come possiamo ballare senza avere il palcoscenico, diciamo. Che cosa possiamo fare, già che piace tanto ballare dappertutto. Così abbiamo creato piccoli coreografie, brani per ballare dappertutto. Abbiamo fatto già in qualche posto così, e mettiamo sempre sul nostro canale YouTube, così è un altro lavoro anche di fare questi videoclip. Senti Mariana, può essere questo l'anno della rinascita per questa danza, secondo te? Io spero di sì, ma spero che la rinascita, venga di dentro, sai, della persona che vuoi fare, no? Che vuoi creare il tuo ballo, sempre meglio, la tua vita, no? Un passo alla volta, perché è normale, ma che sia una creazione interna della persona proprio, no? Per poter stare meglio nel mondo, no? Insieme agli altri. Spero di sì. Senti Mariana, quanto conta l'educazione nel tango, sia nello studiarlo che in milonga? Tutte e due contano assai, no? Sono tutte e due molto importanti perché sono due esperienze diverse, secondo me. La lezione, la classe, quello momento di pratica, io solo con me, anche senza il mio, mio compagno, diciamo, questo momento è moltissimo importante. Mi alleno, mi capisco, mi fido, no? Mi Certo. scopro. È un momento importantissimo per aggiungere quello livello che voglio io. Certo. Di apprendimento, no? Esatto, apprendimento. La tecnica, i dettagli del mio proprio corpo, del mio proprio movimento. E Certo. quando andiamo in milonga, abbiamo la opportunità di imparare altre maniere di comunicare, no? Quello che Esatto. già avevo imparato e scoperto, allenato da solo con quell'altra persona che anche Esatto. ha fatto la strada sua e ci siamo trovati per chiacchierare senza parole, no? E Esatto. è un momento in una milonga dove possiamo trasmettere Sì. questo, quello che abbiamo già imparato da soli, no? Io posso dire che il meraviglioso linguaggio del tango sta nell'abbraccio, secondo me. Sì, è molto bello. Mi piace molto l'idea di questo incontro, no? Ci Esatto. sono due persone che non si conoscono. Mi piace un sacco ballare con persone del mondo, sai, che non conosco proprio, però voglio abbracciare quella persona prima di tutto. Esatto. È così, è così. Allora, ci facciamo ovviamente una promessa con Mariana. Appena tutto questo incubo finirà. Ci vediamo insieme a te e al tuo compagno. Vi aspetto in Puglia per vederci e ballare insieme. Sì, bello, sarà un piacere enorme. Vieni pure tu qua ad Avellino, questa parte, ballare con noi. Sarà un piacere venirvi a trovare e sarà anche per me un piacere invitarvi nella mia terra, Mariana. Bravo, la Puglia è bellissima, mi piace un sacco. Voglio conoscere di più. Allora rimaniamo d'accordo che appena finisce tutto questo vi vengo a raggiungere per una bella visita di amicizie e tango ad Avellino e poi ricambiamo da me in Puglia. Bello, sarà bellissimo. Va bene, rimaniamo d'accordo così, allora incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Mariana, grazie per essere stata con noi. Io che ti ringrazio, grazie mille, grazie a tutti che ci stanno vedendo, seguendo, che stanno qui, sentendo. Spero che stiate bene. Fate cura di voi, per favore. E grazie mille, Mimmo.
l'invito ancora, grazie. Grazie a te. È stato un piacere.